Ginevra 2017, un solo messaggio, il vero messaggio è move on, in piena filosofia del nostro lancio di 30, che qua c'ha la seconda tappa, perché dopo la 5 porte arriva la versione station wagon dell'i30, molto importante perché comunque fa circa la metà delle vendite del segmento. Credo che questo sia un appuntamento importante per chiunque voglia versatilità, tecnologia a bordo, connettività e soprattutto piacere di guida, divertimento alla guida. La vettura ha sostanzialmente tutte le applicazioni di connettività, sia per diciamo gli smartphone, sia che la carica wireless, ha sicurezza attiva e passiva sin dalle versioni, diciamo, di standard di entrata, e credo che sarà un appuntamento importante per tutto il grande pubblico del segmento C. Ovviamente non è solo questo, Ginevra per noi è anche eco-mobilità, mobilità sostenibile. Completiamo la gamma Ioniq, che è sostanzialmente un body style con tre alimentazioni, quindi adesso abbiamo l'elettrica, l'ibrida e la plug-in, che sono qui sullo stand di Ginevra, che sostanzialmente si affacciano al mercato tutti e tre. E poi è anche futuro Ginevra per noi, perché presentiamo una concept di che si chiama FE, quindi Future Eco, il nostro futuro, l'interpretazione del futuro ecosostenibile per Hyundai, in versione SUV, con un'alimentazione ad idrogeno, dove noi siamo sempre stati i protagonisti, e questo, diciamo, è un po' il prossimo livello, l'evoluzione della mobilità idrogeno interpretata da Hyundai. Quindi credo che ci sono un sacco di novità e soprattutto molto interessanti anche nell'area della ecosostenibilità.